Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Amore è fiducia. Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, ti voglio dire che abbiamo scritto un libro, è una guida per riconoscere le relazioni tossiche. È secondo me un libro che potrebbe aiutarti a capire come agiscono i narcisisti patologici, quindi a riconoscerli fin dall'inizio, come gestirli se hai intrapreso una relazione e ovviamente come star meglio dopo la scioccante rottura col narcisista, l'abbandono del narcisista. Se vuoi questo libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note o nei commenti. Chiusa parentesi, amore e fiducia. I narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Quando intraprendi una relazione con loro, intraprendi una vera e propria strada con un attore. Il narcisista patologico è un vero e proprio attore che cambia maschera di volta in volta. Potresti vederlo rabbioso e furioso in determinate situazioni, come potresti vederlo gentile, dolce e anche timido in altre situazioni. Un narcisista patologico non è mai se stesso. Un narcisista patologico è una persona che continua a recitare per un unico obiettivo, cercare di irretire le persone per uno scopo di ordine economico e sociale. Perché dico questo? Perché un narcisista patologico non vede le altre persone come esseri umani aventi un cuore. Un narcisista patologico non ha empatia emotiva e se ne frega se gli altri stanno male. Tutte le persone servono, ripeto la parola, servono al narcisista per qualcosa. Le persone, secondo il narcisista, devono essere sfruttate e poi scartate malamente. Un narcisista patologico non è una persona degna d'amore, ma perché? Perché è il primo lui a non volerlo. Ora, a un attore, tu potresti mai dare fiducia? La risposta è chiara: no, non puoi dar fiducia. Perché un narcisista patologico, essendo un attore, non sai mai chi è, ha tante personalità. Un narcisista patologico lo puoi scoprire in qualsiasi situazione, nel recitare e dir bugie enormi. Il narcisista patologico basa la sua stessa esistenza sulla falsità. Lui dice bugie dal primo momento che ti ha incontrato all'ultimo momento. Ripeto, i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Se una persona recita sempre, non si apre davvero, non puoi conoscerla e non potendo conoscerla cosa succede? Succede purtroppo che non si crea l'intimità e che non c'è fiducia. L'amore è fiducia. Tu, per stare bene con una persona, devi crederci. Tu, per stare bene con una persona, devi capirlo in profondità, capire che questa persona si sta aprendo a te con tutti i suoi sforzi, con tutti i suoi limiti, perché ognuno di noi è diverso, quindi ci sono persone che fanno fatica ad aprirsi, fanno fatica a esprimere i propri sentimenti. Però vedi negli occhi di quella persona che sta tentando di fare qualcosa di buono, lo vedi negli occhi di quella persona che sta cercando di empatizzare con te, di venirti incontro, pur avendo un caratteraccio molte volte, pur avendo un carattere difficile, ma sta tentando. Il narcisista patologico non tenta, se ne frega dei tuoi sentimenti, ma soprattutto se ne frega di aprirsi. Perché neanche egli conosce chi è. Il narcisista patologico non sa chi è. È una persona con un ego, con un carattere, per farti capire, molto fragile. Anche se sembra forte e determinato, in realtà è debole. E sai perché te lo dico? Perché deve avere continua ammirazione da tutti. Il narcisista patologico è la persona più fragile che puoi incontrare, perché pensa vivere sempre e comunque nella volontà, nell'aspettativa di ricevere ammirazione, nel non poter ricevere una critica, se no vieni ti distruggi. Perché il narcisista patologico non puoi criticarlo, è molto reattivo, molto permaloso alle critiche. Quindi non si riesce a vivere con un narcisista patologico. L'amore è fiducia. Io ti auguro, morale della favola, cosa ti voglio dire? Che se hai perso
una relazione con un narcisista patologico, non stare male, o almeno io ci sono passato, so che all'inizio si sta male, ma fai il tuo percorso nell'uscita dal dolore, che uscirai benissimo da questo dolore rafforzata, e credimi, credimi, l'amore è fiducia. Tu devi vedere nell'altro una persona rispettabile e credibile. Se perdi la fiducia in una persona, purtroppo hai perso tutto. E l'amore, il vero amore, si fonda sulla fiducia. Io conosco moltissime persone che sono difficili, sono complicate, molto reattive, molto scattanti, molto a volte isteriche, no? Sempre arrabbiate, però sono così. Non cercano di irretirti e sicuramente hanno un grandissimo cuore perché tentano di cambiare con tutto loro stessi, vedono che hanno un problema magari caratteriale, cercano di lavorarci sopra, magari con uno psicologo professionista, magari limitandosi in determinate situazioni. Ma un narcisista patologico, sai cosa fa arrabbiare? Sai perché fa arrabbiare? Perché lui se ne frega di cambiare, lui se ne frega di recitare e soprattutto se ne frega del tuo dolore quando ti lascia. E questa è una cosa terribile perché entra in gioco il sadismo. Ed è una cosa deprecabile, davvero. Un narcisista patologico non ti può dar fiducia e quindi l'amore è fiducia, ma l'amore con un narcisista patologico è impossibile. Se metabolizzi, perché capire mi sa che l'hai già capito, ma se metabolizzi questo concetto, stai meglio, starai meglio e verrai fuori benissimo da questa situazione che ti fa star male. Ecco, perché se stai ascoltando magari video come i miei, vuol dire che emotivamente sei in una situazione complicata, ti voglio dire che ne uscirai bene come ne sono uscito io, con calma e metodo, ma capire che l'amore è fiducia e un narcisista patologico di fiducia, ahimè, non te ne può dare, ma lo capivi già dall'inizio. Quando lui era carino, dolce, gentile, già lì il tuo istinto ti diceva che c'era qualcosa che non andava, ne sono convinto. Se vai a ritroso, se pensi al passato, vedrai che già dall'inizio, anche se ripeto, quando c'era love bombing, bombardamento d'amore, quando lui o lei, narcisista o la narcisista, ti corteggiava ed era bravo, gentile, presente, passionale, comunque il tuo istinto diceva: è troppo bello per essere vero. E se il tuo istinto ti dice qualcosa, mi raccomando, ascoltalo perché l'istinto non sbaglia mai. Stiamo uniti. Eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Prima di lasciarti, ti voglio dire un'altra volta che mi ha scritto una guida per riconoscere le relazioni tossiche. È secondo me una guida interessante che potrebbe esserti utile per capire come agiscono i narcisisti patologici, come gestirli se li devi gestire e ovviamente come uscirne in maniera meno dolorosa dopo la fine della relazione. Se vuoi il libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note o nei commenti. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.